Questa è una delle eccellenze del nostro patrimonio, poter coniugare il turismo con lo sport. Sanremo è una meta privilegiata sotto tanti punti di vista e uno di questi è quello del turismo sportivo. Avere una manifestazione di questo tipo insieme a tutte quelle che sono state e che verranno nel panorama sportivo sanremese è motivo di vanto. Tutte queste presenze fanno in modo di avere una città ancora piena, ancora con tutti gli alberghi esauriti, con tutti i locali commerciali che potranno usufruire di questo importante flusso di persone. Non possiamo pensare che di andare avanti su questa linea. Il movimento sportivo è importante, soprattutto quello degli sport outdoor, abbiamo visto che porta numeri decisamente interessanti. Proseguiamo su questo settore fino a dicembre con la maratona, quindi direi che i risultati sono stati ampiamente conseguiti e di questo posso essere contento. Ringraziare anche tutti gli uffici comunali e soprattutto la Polizia Municipale che mi ha dato una grossa mano in questo campo. Siamo pronti, Sanremo è pronta per ospitare la 19ª edizione dell'Olympic Triathlon, edizione che vedrà oltre 1700 atleti e che la conferma uno dei punti cardine nel panorama italiano. Sì, sono veramente tanti, abbiamo fatto oltre 250 iscritti rispetto all'edizione del 2019 e quindi siamo molto felici di questo traguardo. Adesso dobbiamo naturalmente gestirli con qualche problematica in più legata al periodo Covid che stiamo vivendo, però abbiamo molto supporto anche dalle autorità che devono un pochettino aiutarci in questo. Nella due giorni avremo 12 gare, di cui 11 giovanili e poi l'Olimpico della domenica. Come hai detto prima, oltre 1700 atleti. Assegneremo un campionato italiano a squadre, si assegnerà la Coppa delle Regioni, sarà la finale di Coppa Italia e poi si assegneranno anche il trofeo Daniele Rambaldi e il Memorial Marco Gavino, che sono in ricordo di due persone che purtroppo non ci sono più ma che sono state legate alla nostra società negli anni precedenti. Ecco, c'è un cambio di location, si passa da Porto Sole al Lido, diciamo alle acque antistanti Lido Imperatrice. Sì, praticamente il fulcro della manifestazione sarà il lungomare Vittorio Emanuele II. La maggior parte delle cose tra virgolette belle da vedere si vedranno lì. Potremmo accettare anche un po' di pubblico perché avremo delle aree dedicate previo controllo del Green Pass all'ingresso e quindi se qualcuno vuol venire a vedere le nostre gare e passare un sabato e una domenica un po' diversi è benvenuto.